Automobile Cab Frosinone, via Firenze 54, Frosinone. Per info 0775 83 90 81. La World Champions 2019 è firmata a Birel Art, il kart per vincere, via San Michele del Carso 40, Lissone. Telefono 039 48 34 40 www.birelart.com. Turent 24, autonoleggio, via Armando Bona 59, Frosinone, a Roma, Colleferro, Frosinone e Latina. Per info 0775 937634 34 www.turent24.it. Turriziani Racing Team, strada statale 214, 24, Frosinone. Telefono 0775 21 2296 www.turizianiteam.it. Amici di MotorD, ben trovati al nostro appuntamento settimanale con l'informazione motoristica di Extra TV. Ben trovati a questo appuntamento imperniato in due parti, naturalmente, come al solito. La prima parte dedicata ad un prestigiosissimo marchio e all'evoluzione pistaiola del divertimento di guidare queste vetture. Ma la scaletta ce la presenta la nostra Francesca Sacchetti. Ben trovata, Francesca. Come sempre, ben trovati amici, ben trovato Alessandro. Un programma molto ricco, avremo due collegamenti Skype nella prima parte, prima con Marco Santanocita, titolare del centro Porsche di Latina e egli stesso pilota, e poi con Diego Locanto, che invece è il presidente del Porsche Club Umbria ed organizzatore della Porsche Club GT. Nella seconda parte invece apriremo una finestra sul karting, torneremo a parlare della nostra Annalisa Fascione e poi anche di Santi De Luca. Sì, Santi De Luca, poi Damiano Sapio, che è in testa al campionato regionale karting. Allora, apriamo con le Porsche, un marchio che evoca naturalmente fascino, prestigioso, e lo facciamo con una rappresentanza importante in questo ambito da parte del nostro territorio, del Lazio, con il centro Porsche Latina, che è partner tecnico del campionato Club GT, che andrà ad iniziarsi proprio la prossima settimana. Nostro ospite è appunto Marco Santanocita, pilota in primis, ma soprattutto come sponsor, più che sponsor, collaboratore tecnico con il centro Porsche Lazio, una entità di quella che è la galassia dell'automobile, con il centro Porsche Latina fornirà assistenza a questi piloti amatoriali. Naturalmente non stiamo nel settore del professionismo, ma veramente molto veloci, tecnicamente ben preparati, che si danno battaglia in questo campionato, che è stato rivoluzionato anche per quanto riguarda la formula, ma di questo ne parleremo dopo con il presidente Diego Locanto. Intanto, Santanocita, grazie per la sua disponibilità e per la partecipazione a MotorD. Grazie a voi per l'invito. Allora, il Lazio, nella fattispecie Latina, e ancor più precisamente il centro Porsche Latina, è partner tecnico di questo campionato campionato Porsche Club GT. Ecco, di che cosa stiamo parlando? Che cos'è il Porsche Club GT? Come possiamo presentarlo al pubblico e ai nostri telespettatori? Ma allora, il Porsche Club GT, che ha cominciato la sua prima edizione lo scorso anno, è una competizione riservata appunto di carattere amatoriale, quindi tutti i piloti che saranno in pista saranno piloti, clienti e persone che amano utilizzare la propria vettura anche in una competizione che, come diceva appunto, ha un livello molto elevato e dà l'opportunità appunto di verificare
valutare le prestazioni delle proprie vetture in una modalità estremamente sicura e nei migliori e nei maggiori autodromi che abbiamo in Italia. Ecco, e naturalmente la passione per le quattro ruote, la passione per il marchio Porsche, per tutto quello che poi può significare questo marchio che è entrato nell'iconografia dell'automobilismo mondiale ormai da sempre, si manifesta in pista con questi appassionati piloti che mettono in gioco le loro vetture, no? Perché poi voi siete partner tecnici, quindi fornite l'assistenza tecnica anche a livello sportivo e di preparazione naturalmente a questi avvenimenti. Però quello che magari i nostri telespettatori e noi stessi, la cosa che ci incuriosisce è il vedere pezzi prestigiosi, macchine anche di un costo notevole, di proprietà naturalmente degli stessi piloti, fiancheggiarsi in pista a 200 e passa 250 km/h. Insomma, c'è una contraddizione in termini tra l'amore per questa competizione e l'agonismo. Si riescono a conciliare queste due cose? No, assolutamente, e questo è proprio il concetto fondante di questo Porsche Club GT. Io ho partecipato per la prima volta lo scorso anno e ne sono stato preso, affascinato, soprattutto appunto quel che dicevo per l'organizzazione e per la passione con cui veramente i piloti e gli appassionati vengono coinvolti. È un modo di frequentare la pista assolutamente sicuro. Questa era la cosa più importante, perché proprio il fatto che ognuno di noi possa mettere in pista la propria vettura, il proprio gioiello di cui normalmente ci si prende un'estrema cura, era importante che venisse fatto all'insegna della sicurezza sia personale del driver che per le vetture. E questo è quello che è accaduto e che accade. C'è una dei regolamenti che sono molto seri e molto curati sotto questo aspetto. Noi faremo assistenza tecnica in pista sia sotto il profilo appunto tecnico per verificare quelli che sono eventuali upgrade che i clienti possono avere apportato alle proprie vetture, e anche qui c'è un regolamento molto chiaro che ci dice quali sono e per quali modelli, perché il campionato è suddiviso in diverse categorie e queste categorie partono da un entry level fino ad arrivare alle cap. E quindi in queste varie categorie ci sono anche delle opportunità, visto che magari nella stessa gara possono essere presenti vetture più recenti e vetture meno recenti, si dà l'opportunità di intervenire con determinate possibilità sulla meccanica, e quindi noi faremo in modo di poter certificare che questi upgrade che vengono fatti sulle vetture siano comunque in linea con gli standard che sono stati dichiarati e che sono ammessi, e in più faremo anche un supporto tecnico, perché ricordiamo appunto che molti dei clienti partecipano con uno spirito amatoriale e quindi non sono magari assistiti da un team in pista, sono molto si dedicano in prima persona alla propria vettura, e in questo noi li aiuteremo, perché qualora ci dovesse essere oltre un problema che chiaramente sui quali potremmo supportare, lo faremo con grande piacere, questo insomma assolutamente. Ecco, Sant'Anocita, se un porscista, no, della domenica, che mai ha approcciato le competizioni su pista, volesse magari incuriosito nel vedere queste immagini, anzi chiedo alla regia, tra poco manderemo una clip di presentazione molto molto bella, prima voglio però farle questa domanda, incuriosito un po' da questo ambiente, dall'opportunità di correre con la macchina che porta tutti i giorni magari per andare al lavoro, per fare del turismo, può farlo? C'è un livello di preparazione minimo che bisogna adottare sulla vettura? Allora, oppure c'è una classe, una categoria nella quale non si può proprio fare nulla sulla vettura stessa? Allora, in primis la verifica sulle vetture viene fatta a prescindere su tutte le vetture. In pista non entrano vetture che non abbiano una certificazione dello stato di salute. Questo parliamo di freni, parliamo di tutti quegli organi che riguardano la sicurezza. Quindi ogni vettura, prima di approcciarsi alla pista, viene sottoposta a un check-up. Anche in questo noi siamo a disposizione e lo facciamo spesso con i nostri clienti, perché quello è l'elemento fondamentale per potersi approcciare alla pista. Poi, per quel che riguarda l'opportunità di entrare in pista,
è rivolta a tutti. Questo è un tipo di attività che noi facciamo, io lo faccio per primo e mi sono messo in gioco per primo, perché quello che mi interessa e che ci interessa far capire è che, a parte i grandi nomi dell'automobilismo italiano, c'è anche chi vuole provare e cominciare un processo che lo possa portare magari a livelli agonistici, e quello si parte da una situazione come la nostra, dove si può crescere in un ambiente competitivo, con una competitività chiaramente sana e rispettosa del mezzo e delle persone che ci circondano, e da lì poter elevare, insomma, le proprie capacità in pista. Questo è quello che ho fatto, e questo tipo di attività, cominciata lo scorso anno, mi ha coinvolto così tanto e mi ha fatto credere così tanto in questa situazione, da arrivare oggi ad essere appunto tra i sponsor, tra coloro che appunto faranno supporto tecnico, perché è un format assolutamente interessante e molto vicino a delle competizioni molto più strutturate, che possano poi sfociare magari come Gentleman Drive in una Carrera Cup. Diciamo che questo è veramente un vero e proprio vivaio dal quale si parte per poter crescere in un ambito agonistico. Benissimo, allora, per far capire ai nostri telespettatori di cosa stiamo parlando, mandiamo le immagini, la clip sul Porsche Club GT. Benissimo, abbiamo lasciato le immagini dell'audio naturalmente originale, proprio perché il ritmo andava veramente, corrispondeva a quelle che sono le immagini, al fascino che evocano le immagini delle Porsche, soprattutto quando sono su una pista come quella di Vallelunga. Una Francesca, carica di adrenalina. Sicuramente. Posso confermarlo. Dottor Santanocita, avevo una domanda per lei. Ma negli ultimi anni ha avuto modo di constatare un aumento delle adesioni a questo tipo di competizioni da parte dei titolari di vetture come le Porsche? Sì, assolutamente sì, c'è stato un crescendo negli ultimi anni importante.
e ci sono diverse competizioni in questo senso, anzi stanno nascendo diverse opportunità. Credo che sia un format vincente nel quale credo moltissimo. Anche mettendomi dalla parte un po' del dealer, perché è importante poter dare questa opportunità ai nostri clienti di capire e confrontarsi con le possibilità che hanno con le loro vetture, che chiaramente non è possibile fare in una condizione di sicurezza, e poter insomma assaporare appieno le capacità delle proprie vetture. Quindi dare queste opportunità è importante. C'è stata una grandissima accoglienza da parte del pubblico. Stiamo cercando di lavorare quanto più possibile anche in un'attività di coaching affinché le persone che approcciano questo percorso possano veramente crescere con chi possa dare quelle notizie importanti e necessarie per crescere, perché poi non è soltanto una questione legata alla performance della propria vettura, cioè il fatto di avere una vettura che sviluppa una potenza superiore a quella di un'altra è poca cosa rispetto alle capacità poi di guida ed avere quei consigli giusti che ci permettano di fare il tempo sul giro, insomma. Benissimo, Francesca, vedi, poi tu sei una fan della Porsche perché io ricordo qualche settimana fa le tue decine di migliaia di follower su Instagram hanno avuto modo di apprezzare quel giro sulla Esatto, Porsche, mi ricordo il sì, marchio, sono quindi appassionata. In effetti posso constatare che è un marchio che tira e quindi e di che conseguenza anche attira, lì, sì, certo. E a esatto. proposito di marchio, quindi di produzione, noi la settimana scorsa abbiamo avuto ospite il numero uno in Italia per quanto riguarda la politica sportiva dell'automobilismo ecologico, chiamiamolo così, il vicepresidente della Federazione Internazionale e presidente della Commissione Sportiva ACI Sport per quanto riguarda le energie alternative, l'avvocato Raffaele Pelillo, e abbiamo parlato tantissimo di mobilità con energia Alternative, sì. alternativa, mobilità elettrica. Anche la Porsche, un marchio prestigioso, un marchio corsaiolo, si sta convertendo, come tutti i marchi naturalmente, all'elettrico nella fattispecie. Ecco, io ad un esperto pilota, ma soprattutto esperto dell'aspetto commerciale dei brand di maggior successo ed appeal, voglio fare una domanda che è un po', ecco, forse vuole mettere in rilievo quella che può essere una contraddizione tra l'avere una Porsche, l'avere una Ferrari, l'avere una Lamborghini ed una motorizzazione elettrica. Voi avete in produzione una splendida vettura, la Taycan, che è motorizzata con un motore potente elettrico. Ecco, può essere una contraddizione, una dicotomia, avere una Porsche, elettrica, dottor Santanocita? Ma guardi, l'orientamento chiaramente è in quel senso. C'è uno slogan importante che insomma riguarda la nostra vettura, che non è la prima Porsche elettrica, ma è la prima vettura elettrica completamente Porsche, che sono due cose completamente diverse. È un nuovo modo di approcciare l'automobile. Posso dirvi da appassionato di automobili che guidare una vettura, ecco, noi ci stiamo orientando nel mondo dell'elettrico e oggi la nostra gamma si sta notevolmente ampliando. Siamo passati dalla Taycan che era uscita in prima battuta esclusivamente appunto berlina 4S Turbo e Turbo S, alla quale poi si è affiancata oggi una ulteriore motorizzazione con due ruote motrici e alla quale si affiancherà a breve, nel prossimo mese, la Cross Turismo, che è una vettura molto più declinata per il tempo libero, per l'utilizzo familiare, con un'abitabilità anche superiore. E vi garantisco, perché ho avuto l'opportunità di averla, di guidarla, ho fatto diversi chilometri con queste vetture, che appunto se si sposa questa filosofia del motore elettrico, è una vettura che dà delle soddisfazioni infinite, sia in termini di prestazione che di utilizzo puro quotidiano, perché è una vettura estremamente bilanciata, è una vettura che appunto ha il fondo costituito dalla batteria e i due motori, uno anteriore e posteriore, quindi ha un bilanciamento pressoché perfetto e devo dirvi che non è ad oggi è frutto di un grandissimo progetto, non è un tablet con le ruote intorno, ecco. Questo è veramente un progetto di un telaio, di una vettura che esprime delle prestazioni che sono all'avanguardia e sono a livelli
elevatissimi, perché se pensiamo alla Turbo S, che è una vettura che in overboost arriva oltre 700 cavalli ed ha un'accelerazione da 0 a 100 di 2,7 secondi, quindi parliamo di una vettura che ha delle prestazioni notevolmente superiori a vetture che oggi conosciamo, che sono veramente al top, come la 991 GT2 RS, per darvi un'idea. Quindi è veramente sposare una filosofia di guida, e devo dirvi che è una guida assolutamente piacevole. L'orientamento chiaramente è in quel senso, come in quel senso appunto questi processi di elettrificazione e di digitalizzazione dei processi e dei servizi, che ormai a breve, come stiamo constatando anche questi in questo momento, che un po' ha accelerato il tutto, e come stiamo facendo anche noi ora, abbiamo questa opportunità, insomma, di essere insieme in questa trasmissione pur non essendo vicini. Quindi ci stiamo approcciando a un sistema digitale, e l'elettrificazione in più poi è proprio un cambio di passo rispetto, insomma, avviandoci verso il futuro. Capisco che questo per molti clienti che sono amanti appunto del sound, del rumore, dell'odore della benzina e delle gomme, forse stride un po', ma li inviterei a provarla, perché è veramente un modo nuovo di guidare un'auto, con delle soddisfazioni che sono assolutamente in linea con quelle che sono anche, che potrebbero essere le più rose aspettative. Guarda, la passione e la competenza che trasparivano dalle sue parole ci hanno incuriosito sicuramente, quindi effettivamente si vede il convincimento in questo passaggio, in questa evoluzione verso il futuro della mobilità, anche per quanto riguarda marchi prestigiosi, prettamente corsaioli, chiamiamoli così, come la Porsche. Magari con Francesca verremo a fare un salto a Latina per... Io sono per... un amante della benzina, però. Tu sei un amante della benzina. Dell'odore della benzina, assolutamente. Però invito ad una prova, perché veramente è qualcosa di nuovo, è una nuova interpretazione, però queste interpretazioni in chiave Porsche danno sempre, io ogni volta da sempre sono un cultore di Porsche da sempre, e ogni volta che è uscito un modello nuovo avevo sempre in mente di come sarebbe potuto essere per migliorare quello che c'era, e puntualmente sono stato come dire, sorpreso. Assolutamente sorpreso, esatto. Beh, allora, ancora più curiosi, dottor Santa Lucida, noi verremo a trovarla allora per vedere da vicino e assaggiare. Posso metterci la mano sul fuoco? Vi aspetto, vi aspetto. Benissimo, grazie ancora, grazie della sua disponibilità. Diamo appuntamento al Centro Porsche Latina e a tutti i pistard del marchio di Stoccarda per l'inizio del campionato Porsche GT, e noi torneremo sicuramente a sentirci presto, dottore. Grazie ancora. Grazie, a presto, grazie. Bene, quindi abbiamo parlato tanto di questo marchio, il resto lo merita, non vogliamo essere ripetitivi, ma evoca un certo fascino, e poi sono tantissimi veramente i porscisti. Ci sono stati, spesso si parla di questo marchio un po' come gli schieramenti che ci sono nel calcio, no? Milanisti ed interisti, juventini. C'è il derby con la Ferrari. E c'è il derby con la Ferrari, è un vero e proprio derby, perché il porscista convinto non cambierebbe la Porsche per nessun altro marchio, e viceversa. Bene, torneremo a parlare di Porsche tra poco, adesso abbiamo un altro ospite che si occupa di competizioni sempre a livello amatoriale, con un aspetto molto importante sul sociale. Parleremo di tutto questo con Santi De Luca, che è il direttore sportivo della Rental Asi Karting e soprattutto animatore del Demo Race. Vedremo di che cosa si tratta, tante competizioni, 4 e 2 ruote, dedicate soprattutto alle entry level degli appassionati di corse e di motori, coloro che magari la domenica, invece di fare una passeggiata a cavallo, fanno una corsetta con il kart a noleggio oppure con le 2 ruote. De Luca, buonasera e grazie della sua partecipazione. Buonasera, grazie a voi per l'invito che ho accolto con tanto piacere, è sempre una bella occasione poter condividere con il pubblico, diciamo, le nostre iniziative. Glielo posso assicurare, il piacere è tutto nostro, anche perché lei ci parlerà di queste iniziative che ci hanno incuriosito. Ecco, che cosa è Demo Race, che cosa è la Rental Asi Karting, e cosa allora, fa? La Demo Race è una società sportiva dilettantistica affiliata a un ente di promozione sportiva che è l'Asi Nazionale, e all'interno di Asi Nazionale c'è un settore specifico del kart, che è l'Asi Karting. Io in particolar modo sono il direttore sportivo dell'Asi, della parte rental,
quindi di tutte le competizioni in cui il mezzo viene comunque fornito a noleggio alle persone che desiderano, diciamo, partecipare. All'interno di quest'organizzazione abbiamo diverse iniziative. Parlava prima di un aspetto sociale, direi, diciamo, oltre che sociale, ma anche di inclusione e di integrazione tra realtà anche un po' così, un po', come dire, particolari, che si sono avvicinati a noi grazie ai mezzi a disposizione che mettiamo a disposizione come Demoreis. Ecco, io Parlo. la interrompo De Luca per favorire la clip che riguarda la vostra attività. Chiedo alla regia di mandare in onda le immagini. La prima clip, prego. Abbiamo forse qualche problema tecnico con la regia, ma lo risolviamo sicuramente al meglio in tempi brevissimi. Dicevamo appunto che stanno dimostrando una grande attenzione anche verso il Sì, verso sociale, in particolar l'inclusione, modo esatto, ecco. verso E su proprio di questo, questo volevamo. sì, Francesca voleva farle una domanda, De Luca, proprio su questo. Poi la regia mi dirà quando è pronto il servizio, che vedo già si sta sgranando. Bene, Anzi, sì, allora allora mandiamo la clip, favoriamo le favoriamo la clip, immagini e sì. poi andremo con la domanda di Francesca. Live on Sky Sports F1. Formula One is back. It's the moment they've been waiting for. Are you ready? It's time. Let's go, boys. Listen to the roar! De Luca, volevo farle una domanda. Quindi abbiamo aperto prima citando appunto la vostra attenzione nei confronti del sociale, però entriamo un po' più nel merito. Voi in realtà siete riusciti ad avvicinare i diversamente abili al mondo del karting. Vuoi spiegarci in che modo siete riusciti in questo? Quali sono le modalità? A te la parola. Abbiamo perso l'audio, abbiamo Abbiamo perso perso l'audio di l'audio. sì, Santi De Luca. Vediamo un attimo se dipende da noi o da. Si sente? Adesso Adesso per. sì, adesso sì. Hai capito? Sei riuscito a comprendere la domanda? Perfetto. Sentito assolutamente la domanda, stavo infatti cercando di rispondere. Allora, noi li chiamiamo piloti con disabilità, non diversamente abili, per un semplice motivo, perché secondo noi. Alle volte i diversi siamo più noi che siamo chiamati normodotati, ma rispetto a loro, e loro sono un grande esempio di forza, di tenacia in pista, danno veramente un esempio importante a tutto poi, a tutto il circus.
come li abbiamo avvicinati? In effetti questo è un progetto che nasce da lontano, dal 2015-2016, in cui un gruppo di questi piloti con disabilità che fanno capo a un'associazione sportiva a Roma, che è la SD Experience, che avevano già il loro kart, partecipavano a delle gare organizzate da un altro ente di promozione sportiva, però avevano comunque una serie di problematiche legate appunto alle differenze di kart, all'assistenza, al trasporto dei kart in giro per il centro Italia, il centro-sud Italia. Noi abbiamo, diciamo, risolto tutta una serie di problematiche perché praticamente i kart sono messi a disposizione da noi, abbiamo fatto costruire dei kart con dei comandi al volante, assolutamente sicuri con lo roll bar, con le cinture di sicurezza, chiaramente per piloti con la disabilità agli arti inferiori. Quindi il controllo, acceleratore e freno sul volante, parliamo di kart comunque prestazionali, quindi kart due tempi, motore Rotax 125, e danno assolutamente spettacolo in pista, perché sono 8, 7, 8 piloti ad ogni evento che corrono insieme, si divertono fondamentalmente perché sono poi un gruppo di amici, però danno anche un messaggio importante a tutto il resto, a tutti gli altri piloti che partecipano a questo evento che si chiama KZR Championship. Ecco, De Luca, proprio per tornare all'aspetto pratico, no? Da quello che si è capito sono manifestazioni sportive nelle quali l'agonismo, insomma, è relativo, nel senso c'è competizione, ma non sono sicuramente piloti professionisti né tantomeno miranti al professionismo. Per lo più credo siano piloti della domenica che decidono magari di cimentarsi in queste competizioni senza acquistare un kart, ma noleggiando il kart. Ecco, il principiante, colui che ci sente, che vuole intraprendere questa iniziativa, questa gara, anche per solo una gara, che cosa deve fare? Ho visto le immagini, sono quattro e due ruote, quindi anche motociclette, tutte, abbiamo visto le immagini della pista del Sagittario di Latina. Ecco, come ci si approccia a questa serie o a queste serie velocissimamente? Allora, noi abbiamo a parte tutti i siti, la pagina Facebook, la pagina, i vari profili anche su Instagram, chiaramente l'approccio, la filosofia delle nostre manifestazioni è quella del rental, quindi i mezzi, che siano moto, che siano kart, sono comunque messi a disposizione dall'organizzazione. Questo avvicina moltissimo il pilota amatoriale, il pilota della domenica, perché appunto non ha tutto quelle incombenze dal trasporto del kart o della moto, dal fatto di gestire la manutenzione del mezzo, le gomme e gli eventuali imprevisti che comunque il mezzo meccanico può avere, in questo caso è garantito dall'organizzazione comunque la giornata di divertimento. E poi l'altro fattore importante che avvicinando anche chi non è soltanto il pilota della domenica, il fatto che comunque si possono fare delle competizioni anche a livello amatoriale, però ad armi pari, cioè tutti con lo stesso mezzo. Quindi il mezzo non si tratta di un monomarca, perché il monomarca significherebbe avere a disposizione comunque il mezzo e poi magari modificarlo, ma la filosofia è quella di che non è il mezzo, cioè non è il pilota. Cioè il pilota si deve, scusatemi, è il pilota che si deve adattare al mezzo, non il mezzo che si deve adattare al pilota. Beh, è Quindi è una. chiaro, perfetto, perfetto. Cioè, è chiaro che anche in questo caso c'è un limite prestazionale che deve essere raggiunto, e la simbiosi si crea solamente attraverso appunto un adattamento del pilota, anche al mezzo, naturalmente, no? Beh, De Luca, io direi che intanto i profili social, Facebook, il sito internet fanno capo a Demorace, no? Esatto, Quindi sì. tutte le informazioni potranno essere prese sui profili social e noi verremo a vedere una delle vostre prossime competizioni, seguiremo il vostro calendario perché ci avete anche voi molto incuriosito. Grazie De Luca, in bocca al lupo e complimenti per questa iniziativa. Grazie, l'11 aprile siamo al Sagittario, quindi è il primo evento della stagione. Apriremo, grazie anche al fatto che
il Lazio è arancione, in zona arancione noi possiamo fare competizioni amatoriali. Benissimo, l'11 aprile ci divideremo tra l'Epri di Roma e il Sagittario per vedere la Demo Res con il direttore sportivo Santi De Luca. Grazie ancora e buona serata. Beh, Ecco, buona serata. a questo punto, Francesca, no, Siamo ai titoli di coda. della nostra prima parte, Sai, naturalmente. certo, io intendo sempre della prima parte, Certo, i ovviamente, non titoli di è coda li mettiamo anche in prima parte perché poi la seconda parte è molto nutrita, che... ricca. Torneremo a parlare di Esattamente. Porsche e poi Tra di... poco torneremo a parlare di Porsche e poi apriremo un'altra finestra sul karting, ma il karting in rosa al femminile con la nostra Annalisa Fascione che torna a stupirci. E con Damiano Sapio, leader del campionato regionale nella sua categoria. Bentrovati amici, scaldiamo i motori della seconda parte della puntata di Motor D. Torneremo a parlare di Porsche, apriremo una finestra sul kart, avremo un collegamento telefonico con la nostra Annalisa Fascione e poi con Damiano Sapio, pilota 17enne di Fiuggi. Alessandro. Sì, benissimo, Annalisa. Noi intanto vediamo se è pronto il collegamento con Annalisa, anzi con mamma Anita prima dovremmo avere in linea, vero? Anita, ci sei? Sì, ci Anita, sono, buonasera. buonasera a Allora, tutti. intanto Anita Miele, mamma di Annalisa Fascione, intanto complimenti per il risultato di Annalisa, ma adesso lo descriviamo prima di parlare con lei, perché Annalisa lo scorso anno, no, ci siamo visti, abbiamo parlato dei suoi successi nel campionato regionale club, nella classe 60, quest'anno ha debuttato nella categoria maggiore ed è stata subito competitiva, perché nella prova, la sua prima prova nel regionale ad Artena si è classificata al primo posto nella classe X30 Junior. Beh, a questo punto noi vorremmo parlare con Annalisa e fare subito a lei i nostri complimenti. Annalisa, complimenti, brava veramente. Intanto mandiamo anche la foto di Annalisa sul podio della gara di Artena. Annalisa, mi senti? Sì. Allora, intanto ti facevo i complimenti. Buonasera. Buonasera a te, buonasera anche a mamma. Ecco, questa è la fotografia che ti ritrae sul podio di Artena, gradino più alto, vittoria. Beh, Annalisa, noi conosciamo le tue indubbie capacità. Ma tu ti aspettavi di essere così competitiva già al primo appuntamento nella club, sostanzialmente? Hai vinto la categoria? Inizialmente no. Perché è una categoria abbastanza combattuta ed è molto più difficile rispetto alla 60 ed è molto più pesante anche il telaio. Diciamo che poi, tra l'altro, voi avete corso junior e senior. In questa classifica mista, tu sei arrivata quinta assoluta e ti sei messa alle spalle tantissimi piloti anche della classe senior. Questo giusto per dirla tutta quanta. Due gare, due vittorie. Beh, insomma, non si poteva partire meglio. Quindi sei rimasta sicuramente soddisfatta, Annalisa, che porta i colori anche di Extra TV sulla sua tuta. Team Turriziani, sicuramente un inizio importante, Annalisa. Qual è stata, ecco, la difficoltà maggiore che hai incontrato in questo weekend? Allora, in gara 2 ho avuto problemi in partenza e abbiamo avuto problemi perché nella partenza l'abbiamo fatta molto lenta, c'è stata una partenza molto lenta e abbiamo avuto problemi con la carburazione che entrava troppa miscela nel carburatore, quindi si era bagnata molto la candela e mi sono fermata lì. Infatti io ho ripreso 3 giri per recuperare tutti i concorrenti e sono partita ultima. E poi per sorpassare uno dell'altra categoria in senior ho rotto un cerchio e ho fatto metà gara con un cerchio rotto. Quindi Una va combattiva. veramente combattiva e complimenti, doppi complimenti allora, perché in queste condizioni, partenza ad handicap, poi anche un problema meccanico durante la competizione, sei riuscita comunque a coronare il tuo sogno di arrivare sul gradino più alto del podio, questa la dice lunga. Annalisa, stesso risultato e anche in quel caso con tre sorpassi, con un recupero bellissimo nella gara 1. Quindi a suggellare sicuramente un weekend memorabile. Quale sarà il tuo prossimo appuntamento con i kart, Annalisa?
Per adesso ancora non lo sappiamo, continuerò ad allenarmi e quando sentirò di poter fare una prossima gara la farò. Senti, una cosa, come va la DAD invece? Passiamo di palo in frasca. La DAD non siamo più in DAD, siamo in presenza, adesso siamo in vacanza. Ah, quindi voi siete tra quei pochi che siete tornati in classe in queste 3 giorni, perché c'è stato un grande dibattito Esatto. anche sui media su questa opportunità meno. Tu frequenti che classe, Annalisa, abbiamo detto? La terza media. La terza media, Ah, la quindi terza quest'anno abbiamo media, anche gli ecco, esami. sì. Le medie Sì, certo, sono sì. tornate Sono in presenza, sì. Esatto, tornati in presenza, ma non in tutte, non in tutte le città, sì. A seconda delle ordinanze a dei seconda delle sindaci. ordinanze, sì. Allora, sei tornata, però è stata sicuramente una cosa positiva perché hai potuto, se non riabbracciare, perché non si può, però rivedere i tuoi compagni, no? È stata una cosa bella? Sì. Sicuramente, ecco, è meglio andare a scuola oppure fare lezioni in DAD. Scusa se facciamo qualche digressione, scolastica, ma non si può mica sempre parlare di quattro ruote, di miscela e di motori. No, meglio andare in pista. È meglio andare in pista, dici tu. Direi. A tal proposito, volevo chiederti, non so se tu guardi la Formula 1, ma credo di sì. A quale pilota della Formula 1 ti ispiri in qualche modo? Qual è il tuo preferito? Non è della Formula 1. Ah. Non è un pilota della Formula 1. Mi ispiro a due piloti, Zio Davide e Ennio Turricchiani. Addirittura, Zio Davide, va bene, abbiamo capito la parentela. Ennio Bella Turiziani. risposta. Ennio Turiziani è il figliolo di Angelo, Alzo le mani. anche lui pilota, bene, ottimo. Poi abbiamo visto diverse immagini nel paddock, vi aiutate, consigli tecnici, complimenti, brava. Ascolta una cosa, però non so se tu sai che da un po' di tempo a questa parte chiaramente si sta facendo una politica per cercare di portare le pilotesse il più in alto possibile. La Ferrari addirittura ha aperto un'academy, ha fatto una selezione ed ha scelto una pilotessa che si spera da qui a qualche anno possa approdare nel massimo livello, quindi alla Formula 1. Beh, è un'ambizione che ti piacerebbe percorrere questa qui? Sai di questa cosa? Allora, di questa cosa so poco, però non sarebbe male arrivare in Formula 1, anche se i miei progetti sono altri. Ecco, e quali sono i tuoi progetti? Raccontaci se ce li puoi svelare, naturalmente. A me piace molto la chimica e volevo aprire una farmacia. Ah, benissimo, quindi vedi il primo posto lo studio, l'applicazione, poi lo sport. Brava, complimenti. E quindi penso che il prossimo anno un istituto tecnico per chimici o un liceo scientifico naturalmente saranno la tua prossima destinazione, credo di pensare. Sì. Vedremo. Bene, allora adesso abbiamo avuto tanto spazio con te, vorrei parlare un secondo e salutarla anche parlare con mamma Anita perché c'è una domandina anche per lei. Anita, mi senti? Certo, Allora, perfetto. hai visto? Comunque complimenti, perché una ragazza, come si dice, Con la testa sulle con la spalle. testa sulle spalle, perché il suo primo pensiero adesso è lo studio e l'affermazione nella vita sociale e nella professione. Poi viene lo sport, però sa che è a conoscenza che ci sono pilotesse che stanno scalando le categorie per arrivare in Formula 1. È un'ambizione anche della madre? Insomma, vabbè, per noi genitori, per loro c'è tanta adrenalina durante la corsa, quindi avendo la passione non provano le stesse cose che proviamo noi genitori fuori. Certo, beh, Magda da sicuramente, spettatore è sempre un po' più. sicuramente soprattutto una mamma poi aspetta, guardare una gara. Allora, intanto noi dobbiamo fare un inciso, era previsto un collegamento Skype per vedervi anche in video, purtroppo problemi di linea ce l'hanno impedito, quindi questo significa che noi dovremmo rivederci prossimamente Speriamo in studio a in questo studio punto. magari, sì, fate qualche chilometro, ci venite a trovare qui in studio per commentare le gesta della bravissima Annalisa. Beh, ringraziamo Grazie. dunque Annalisa Fascione, ringraziamo Anita Miele, mamma Anita, e a risentirci, anzi, arrivederci, a presto. Grazie, grazie. Buona serata. E un saluto, buona serata, un saluto anche a Benedetto, ce lo siamo dimenticato, Benedetto Fascione, il papà Papà, di ci grande siamo appassionato di divertiti, Annalisa. grande. Primo Bene, a questo tifoso. punto rimaniamo nel karting, chiedo alla regia di approntare il prossimo collegamento, questa volta Skype, speriamo che possa
andare in porto, in collegamento con Damiano Sapio, che è un pilota di Fiuggi che si cimenta nel karting, naturalmente una delle categorie più competitive, attualmente al primo posto nella sua graduatoria del campionato, nel campionato regionale. Bene, è pronto il collegamento con Damiano Sapio, pilota 17enne di kart, che ci sta dando davvero tante soddisfazioni, lo vediamo qui in video. Damiano, ben trovato. Buonasera, buonasera a tutti. In compagnia di Damiano c'è papà Antonio, anche lui grande appassionato di automobilismo. Beh, noi chiaramente andiamo a sviscerare un po' quello che è stata la stagione, che è la stagione di Damiano Sapio, perché è iniziata da poco ma già con grandi risultati. Attualmente è leader nella sua categoria nel campionato regionale, anche ad Artena nella gara club si è fatto ben valere con un'ottima gara. Allora Damiano, complimenti intanto, e raccontaci tu come è iniziata questa stagione 2021. Innanzitutto grazie Alessandro, è iniziata molto bene questa stagione, nonostante non abbiamo potuto disputare per vari motivi la prima gara di campionato, e ci siamo presentati direttamente nella seconda gara di campionato a Viterbo, dove conquistiamo subito una vittoria a gara 1 e purtroppo un ritiro per gara 2. E un mese dopo siamo andati per la terza gara sempre a Viterbo, dove è stato un po' un weekend diciamo in salita. È iniziato con una quinta posizione in qualifica per poi conquistare una seconda posizione in gara 1 e successivamente un contatto in gara 2 mentre attaccavo la prima posizione, ci retrocede in ultima e grazie a una rimonta riusciamo comunque a concludere in terza posizione. E, settimana scorsa abbiamo deciso insieme al team di affrontare appunto questa gara club ad Artena per allenamento nella categoria top driver, dove conquistiamo un'ottima seconda posizione in finale. Ecco, sì, sicuramente abbiamo visto le classifiche, un ottimo secondo posto in finale. Damiano, ecco, quali sono i tuoi obiettivi per questa stagione intanto? L'obiettivo principale è il titolo regionale, per poi scontrarci nel campionato italiano per squadre regionali e chissà, magari riusciamo anche a prendere parte al campionato italiano di kart. Ecco, tu vieni da Fiuggi, no? Intanto 17 anni, quindi sei studente, che cosa studi? Sì, faccio il liceo scientifico proprio qua a Fiuggi. Liceo scientifico a Fiuggi, ecco, come riesci a conciliare comunque una scuola impegnativa come il liceo scientifico con l'attività sportiva? Il kart è comunque un mezzo molto impegnativo anche sotto il profilo fisico, siete giovanissimi, siete ragazzi, quindi naturalmente non avete particolari problemi di preparazione, però comunque necessita di uno studio e di un'applicazione anche fisica importante. Ecco, riesci a conciliare questi due aspetti? Sì, riesco benissimo a conciliare questi due aspetti, nonostante io mi alleni 7 volte a settimana, praticamente tutti i giorni, e no, comunque riesco benissimo a conciliare il studio con lo sport. Allora, papà Antonio, intanto lo conosciamo, grande appassionato di automobilismo a 360 gradi, impegnato anche direttamente con il rally di Roma Capitale, che vede Fiuggi ormai da anni come suo epicentro. Allora, come è nata la passione di Damiano? È stato il padre a trasmetterla forzatamente o comunque in maniera quasi indotta, perché quando in una casa si respira aria di motori naturalmente è molto più facile che un figlio intraprenda quella passione. Come è nata la passione di Damiano per l'automobilismo? Innanzitutto buonasera a tutti e grazie per l'invito. È nata un po' così per scherzo, perché vabbè, lui viene da una famiglia che ha dato la vita per i motori, a partire da mio padre che si è sempre occupato di macchine da corsa. E comprai un go-kart all'insaputa della mamma, aveva 4 anni, e ha iniziato così a girare nei piccoli piazzali qui della nostra cittadina. E dopodiché
ha fatto la prima gara d'Artena proprio a 5 anni con un kart 50 e inaspettatamente vinse la gara e da lì è partito un po' tutto, insomma. Poi grazie anche a Max Rendina, alla Motorsport Italia, che comunque sia sin da bambino gli è stato dietro, comunque sia lo hanno seguito, mi hanno aiutato e quindi da qui poi è partita diciamo così, una serie di obiettivi da raggiungere. E siamo sempre fermamente convinti di quello che andiamo ad affrontare e quello che andiamo a fare. Sicuramente un nome tutelare come quello della Motorsport Italia è un nome tutelare importante. Intanto, prego la regia, abbiamo delle immagini, ogni tanto possiamo anche metterle in onda, del kart di Damiano sul kart, nell'ambiente del paddock. Beh, abbiamo detto che sicuramente essere affiancati da un grande esperto di motori come Max Rendina è un input importante. Il tuo sogno è veramente quello di scalare il mondo non solo del karting, dell'automobilismo, Damiano? Sì, proprio così. Stiamo puntando più sulle ruote coperte perché non dico che ormai sia troppo tardi, ma comunque le possibilità sono minori e quindi stiamo puntando sulle ruote coperte, principalmente in pista. E qual è il pilota della Formula 1 a cui in qualche modo ti ispiri? E ultimamente Leclerc, se no è stato sempre Michael Schumacher. Beh, sicuramente un'eredità importante quello che hai addossato a Leclerc. Mi sono incuriosito per questo aspetto delle ruote coperte, perché in genere i ragazzi, insomma, puntano sempre all'automobilismo, quello delle ruote scoperte su pista. Ecco, su che categoria sei indirizzato? Su quale categoria stai porgendo le tue attenzioni? E, diciamo, l'obiettivo è arrivare nelle GT4, poi scalare GT3 e successivamente nelle GT2. E, per quanto riguarda la pista, se invece bisogna, diciamo, intraprendere la strada per il rally, iniziare con una R2B. Ecco, quindi tu già hai individuato le categorie, però è importante, no? La decisione pista rally è una decisione chiaramente che non ammette poi ritorni spesso, no? Sei più vicino alla pista o più vicino ai rally? Assolutamente vicino, più vicino alla pista. Beh, anche perché chiaramente venendo dal karting, anche se a Fiuggi si respira tantissimo l'aria dei rally, soprattutto con il rally di Roma Capitale che ormai da qualche tempo a questa parte vede Fiuggi come proprio epicentro e lo sarà molto probabilmente anche quest'anno. Beh, noi vi ringraziamo Damiano, ringraziamo anche Antonio Sapio, Grazie mille. Damiano Sapio che va a rinverdire quella che è uno dei tanti piloti che vanno a rinverdire quella grande tradizione kartistica laziale. E lo attendiamo naturalmente a risultati importanti come le prime indicazioni di questo 2021 stanno dando. Quindi grazie ancora a te, grazie ad Antonio, un in bocca al lupo naturalmente per questa stagione e naturalmente Max Rendina ti seguirà ancora nell'evolversi della tua carriera agonistica, questo sicuramente, e dovrai solamente dimostrare di dar gas con il piede. Ok? Mi raccomando. Sì, grazie Alessandro. Volevo cogliere l'occasione appunto per ringraziare la Motorsport Italia nella persona di Max Rendina, il mio team manager Bruno De Pianto e Simone Ferraro. Benissimo, mi sembra anche doveroso fare i ringraziamenti a chi magari ci è al fianco, ci dà i consigli giusti per poter far bene in queste difficili categorie dell'automobilismo sportivo. Grazie Damiano e a risentirci alla prossima. Grazie, Grazie mille Alessandro, grazie grazie anche a a voi. voi. Beh, siamo dunque in chiusura, Questa volta in veramente realtà siamo veramente ai ai titoli di titoli di coda, coda, quelli esatto. finali. Bene, potete seguire le repliche della puntata di Motor D a partire da domani alle 12, alle 18:30, alle 22:30 e sabato alle 16:30. Appuntamento a giovedì prossimo, sempre alle 21:10, sempre su questa rete Extra TV, canale 94 del Digitale Terrestre. Buonasera.
Finalmente Citroën ha ufficializzato i prezzi della microcar elettrica AMI, che quindi da aprile è in vendita anche in Italia. E uno degli aspetti innovativi di questo veicolo è che è acquistabile online 24 ore su 24, e se vuoi te la consegnano direttamente a casa. Anche se ovviamente la rete di concessionari tradizionali rimane a disposizione per qualsiasi esigenza. Ma veniamo al listino. Costa 7.200 euro nella configurazione base, che però scendono a 5.700 con l'incentivo statale per i veicoli elettrici e a 5.100 se si ha anche un mezzo da rottamare della stessa categoria. Quindi, siccome la Mi non è omologata come un'auto ma come un quadriciclo leggero, deve trattarsi di un ciclomotore, un quad o un altro piccolo veicolo a motore con 3 o 4 ruote. Ma è anche possibile prenderla in leasing, pagando, dopo una prima rata iniziale di 1.400 o 2.000 euro in funzione della rottamazione o meno, solo 19,99 euro al mese. E questa è una soluzione piuttosto ghiotta, perché bisogna un mezzo cittadino che costi e consumi il meno possibile. Senza contare che anche il prezzo dell'assicurazione è ben inferiore a quello di un'auto normale. La Mi è guidabile già a 14 anni con patentino, come tutti i ciclomotori, e ha due posti, ma per portare un passeggero, chi guida deve avere almeno 16 anni. È lunga solo 2,40 m, quindi 10 in meno della prima e compianta Smart Fortwo, e addirittura 30 in meno del modello attuale. Il motore elettrico sviluppa poco più di 8 cavalli ed è alimentato da una batteria agli ioni di litio da 5,5 kWh, che promette 75 km di autonomia. Apparentemente non molti, ma sovrabbondanti per un uso urbano. E il vantaggio è che, a differenza delle auto elettriche, la presa domestica da 220 volt è una risorsa reale, perché consente il rifornimento completo in 3 ore. Ha un aspetto strano, è innegabile, muso e coda sono uguali, e in più una porta si apre contro vento e l'altra in modo tradizionale, perché sono elementi realizzati con lo stesso stampo a vantaggio dei costi di produzione. La pelle esterna è in materiale plastico e riveste la struttura in tubi metallici. AMI significa amico, ma è anche la riproposizione del nome di una serie di vetture economiche prodotte da Citroën negli anni 60 e 70. Ma non è la sola citazione storica, perché anche il sistema di apertura di finestrini riprende quello della famosa due cavalli. A dispetto delle dimensioni esterne, l'interno ospita comodamente due adulti, anche perché i sedili sono sfalsati in modo che le spalle degli occupanti non vengano a contatto, ed è luminoso grazie al tetto in cristallo. Dietro c'è perfino un piccolo vano di carico, al quale però si accede solo dall'abitacolo, mentre sotto la plancia si può alloggiare un'altra borsa. Ma ci sono altre soluzioni furbe: reti portaoggetti piuttosto ampie nelle portiere, un gancio portaborse al centro della plancia e la stessa plancia una grande mensola. Il cruscotto è piccolo, ma dà le informazioni che servono, a cominciare dal livello di carica della batteria, ma altre informazioni utili possono arrivare dal proprio smartphone, che peraltro beneficia di un supporto e una presa USB per la ricarica se si utilizza un'app specifica. I sedili hanno lo schienale fisso e un'imbottitura limitata, ma fanno il loro dovere. E ovviamente manca il climatizzatore per non penalizzare l'autonomia. Su strada le prestazioni sono migliori di quello che si può credere. La velocità massima, è vero, è solo di 45 km all'ora per legge, ma la si raggiunge molto rapidamente ed è sufficiente per non mettere in difficoltà anche quando il traffico cittadino diventa scorrevole. Le sospensioni sono piuttosto rigide, sulle sconnessioni e sul pavé si sente, ma l'agilità è notevolissima. Si può fare in versione di marcia in spazi irrisori e la visibilità è eccezionale in tutte le direzioni. La mancanza del servosterzo è ininfluente, mentre sul bagnato bisogna tenere presente che non c'è l'ABS. Ovviamente i limiti di utilizzo sono gli stessi dei ciclomotori, quindi alla Mi sono precluse autostrade e superstrade, ma del resto non è fatta per questo. In compenso, nel traffico intenso e nei parcheggi è impareggiabile. Diciamocelo, la Mi non assolve a tutti i compiti di una vera auto, come invece possono più o meno fare le normali city car. Ma vi siete chiesti quanto spesso utilizzate la vostra ben più cara city car per impieghi che vanno al di fuori della micromobilità? Forse per qualcuno vale la pena di fare due conti. Dopo aver costruito il suo successo sul concetto di marchio automobilistico low cost, Dacia sta cercando di scrollarsi di dosso questa definizione, che sta diventando scomoda. Per accelerare il processo di riposizionamento, Dacia punta molto sulla nuova e attesa Spring, l'auto con la quale debutta in Europa nel settore delle elettriche. Lo fa con prezzi a partire da 19.900 euro, che possono scendere sotto la soglia dei 10.000 euro se si ha la possibilità di combinare tutti gli incentivi e la contestuale rottamazione di una vecchia auto.
Questa macchina ha una storia molto interessante. La piattaforma CMF-A è stata inizialmente sviluppata per le piccole auto e la prima vettura fabbricata è stata la Kwid per l'India. Successivamente è stata commercializzata in Brasile e infine in Cina, chiamandola KZE con il marchio Renault. In perfetto stile Dacia abbiamo preso quest'auto e l'abbiamo trasformata. Abbiamo ridisegnato il frontale, le luci, le prese d'aria, il cruscotto e infine abbiamo rilavorato l'architettura elettronica. Le consegne inizieranno a settembre, inizialmente con le versioni business dedicate alle società di car sharing e successivamente con gli allestimenti destinati ai privati. Poi, tra circa un anno, arriveranno anche le Spring Cargo, con due soli posti e una capacità di carico di 1100 litri. Vista da fuori è evidente una certa somiglianza con la Sandero, con uno stile che strizza l'occhio ai SUV. A tutti gli effetti è una city car, con dimensioni compatte e ruote di sezione ridotta, che contrastano con l'altezza da terra e i passaruota allargati. All'interno è evidente la ricerca di Dacia di trovare il compromesso tra finiture ed equipaggiamenti, privilegiando più la dotazione che la scelta di materiali piacevoli al tatto. Nel complesso, la guida della Dacia Spring è piacevole, grazie soprattutto all'agilità e al ridotto diametro di sterzata, elementi più che apprezzabili in ambito metropolitano. Il motore dispone di una potenza massima di 44 cavalli, destinati a scendere a 31 se si seleziona la modalità di guida Eco, indispensabile per cercare di avvicinare le autonomie promesse, rispettivamente di 305 km in città e di 230 nel ciclomisto. In questo caso anche la velocità massima è tagliata, da 125 a 100 km orari. L'offensiva Peugeot nel campo dei veicoli elettrici non si ferma alle auto. I vantaggi delle motorizzazioni a emissioni zero sono estesi ai veicoli commerciali, il cui obiettivo è quello di favorire un nuovo modo di lavorare. L'E-Expert, versione 100% elettrica del noto furgone, rappresenta l'interpretazione francese del trasporto green nel cosiddetto ultimo miglio, vale a dire le consegne in ambito urbano. Ma l'offerta non è limitata alle caratteristiche a misura di città. Si aggiunge un'offensiva commerciale che comprende la formula del noleggio a lungo termine Free to Move Lease, una valida alternativa al classico acquisto o al leasing per un veicolo i cui prezzi partono da 39.984 euro. Ma è più corretto fissare la soglia di accesso a 32.155 euro, visto che sui mezzi da lavoro l'IVA può essere recuperata. E-Expert è un veicolo agile che si dimostra a proprio agio nei centri cittadini, disseminati da insidiose dinamiche di accesso e parcheggio. A questo proposito consente tra l'altro l'accesso libero alle zone a traffico limitato, come la Milanese Area C, o ancora il parcheggio gratuito negli spazi a pagamento. Vantaggi che non sono limitati al capoluogo lombardo, perché simili privilegi si godono anche in numerose altre città italiane. A questi si possono aggiungere l'esenzione del bollo per 5 anni, polizze assicurative più leggere e un risparmio sulle spese di manutenzione, che possono essere valutati in circa il 40%. In più si aggiungono tutte quelle soluzioni furbe, già sperimentate da tempo sugli Expert con motorizzazioni termiche, che vanno dalle porte posteriori sbloccabili per aumentare l'angolo di apertura, alla possibilità di abbattere una porzione della paratia tra vano di carico e abitacolo, così da favorire il carico degli oggetti più lunghi. La guida è estremamente fluida, grazie al cambio dotato di un unico rapporto per sfruttare i 136 cavalli e la notevole coppia disponibile. L'autonomia non genera ansia, se si considera che l'80% dei veicoli commerciali percorre in media meno di 200 km al giorno. Peugeot E-Expert offre la possibilità di scegliere due livelli di autonomia, 200 km con una batteria da 50 kWh
oppure 300 km con quella da 75 kWh. La scelta è estesa anche alla voce dimensioni, con tre diverse lunghezze per rispondere alle diverse esigenze dei clienti. Si parte dalla versione compact da 4,61 m per passare a quella standard lunga 4,96 m e arrivare alla long da 5,31 m. La Cina non è più l'Eden di Elon Musk. Tesla deve fare i conti con un inatteso giro di vite da parte delle autorità del paese, che hanno limitato l'utilizzo delle vetture elettriche del costruttore californiano a militari, dirigenti pubblici di alto rango e a collaboratori di importanti aziende. Alle macchine è stato vietato l'accesso a determinate aree. Sulle Tesla pende un capo di imputazione grave, lo spionaggio. I timori riguardano l'utilizzo dei dati raccolti dalle telecamere e dall'intera elettronica di bordo. In ballo ci sono la protezione non solo di siti specifici, ma anche di numeri di telefono e destinatari delle chiamate. Elon Musk ha respinto ogni accusa, naturalmente, sottolineando il forte interesse nella difesa dei dati sensibili. Il sospetto è che Tesla sia stata però risucchiata nella crisi diplomatico-economica fra la Cina e gli Stati Uniti. Del resto, il precedente inquilino della Casa Bianca aveva attaccato Huawei e TikTok, chiamando in causa proprio la sicurezza nazionale. La luna di miele con la Cina sembra essere finita, soprattutto dopo che Tesla era stato il primo costruttore straniero in assoluto a poter investire nel paese senza joint venture. Il governo di Pechino aveva digerito la Gigafactory di Shanghai, la prima fuori dagli Stati Uniti. Poi però sono cominciate le grane, inclusi i significativi richiami imposti a Tesla, che lo scorso anno ha commercializzato nel Regno di Mezzo quasi 150.000 macchine, il 30% del totale immatricolato nel 2020. Musk ha attualmente qualche problema anche in Germania, però, dove sta lavorando al primo impianto produttivo europeo in costruzione vicino a Berlino, con una potenzialità di 500.000 auto l'anno. Nei mesi scorsi, per via di una bolletta non pagata, al cantiere era stata sospesa l'erogazione idrica. E solo poche ore fa, proprio attorno al consumo di acqua del sito di Grünheide, 1,4 milioni di metri cubi l'anno stimato, è nata una nuova polemica. Ad innescarla è stata una rubrica del secondo canale della TV pubblica, Frontal 21, con un'intervista ad André Behler, capo della società di fornitura Strausberg Erkner. Secondo il manager, il regolare approvvigionamento dell'acqua potabile è stato sacrificato dai politici sul tavolo delle sovvenzioni economiche. Quella delle risorse idriche è una questione aperta da tempo, tanto che Musk era già intervenuto in passato per tranquillizzare gli oppositori. Anche nel reperire dirigenti di un certo livello, tuttavia Tesla starebbe facendo una certa fatica in Germania. Un po' per la sua politica sui salari e un po' perché, come dimostra Volkswagen, la concorrenza è bene accetta solo a parole. Il colosso di Wolfsburg ha sostanzialmente fatto intendere che chi lascia il gruppo per andare a lavorare da Tesla poi non potrà rientrare. Automobile Club Frosinone, via Firenze 54, Frosinone. Per info 0775 83 90 81. La World Champions 2019 è firmata a Birel Art, il kart per vincere, via San Michele del Carso 40, Lissone. Telefono 039 48 34 40. www.birelart.com. Turent 24, autonoleggio, via Armando Bona 59, Frosinone, a Roma, Colleferro, Frosinone e Latina. Per info 0775 937634. www.turent24.it. Turriziani Racing Team, strada statale 214 24, Frosinone.
telefono 0775 212296, www.turizianiteam.it.